Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felice di tornare nuovamente con voi. Bene, in questo video finalmente parleremo di un argomento che ormai è molto tempo che lo stiamo ogni tanto citando. Non so esattamente quanto tempo è, ma sicuramente sono mesi, mesi e mesi. Parleremo del profeta Daniele, della profezia delle 70 settimane. Ovviamente non è che affronteremo tutta la profezia delle 70 settimane perché richiederebbe molti video, e quindi tratteremo un aspetto, uno dei mille aspetti che ha questa profezia. Vogliamo ricordare di che tratta bene o male la profezia delle 70 settimane. Indubbiamente è una delle profezie più incredibili di tutta quanta la parola di Dio. Perché? Beh, è molto semplice, perché il profeta Daniele scusate, è stato l'unico profeta di tutti quanti i profeti presenti nella parola di Dio a datare il primo avvento del Cristo. Nota bene, abbiamo detto il primo avvento, poi diciamo che si deve concretizzare un altro avvento che è la seconda venuta di Cristo, ma questo adesso è un altro argomento. E comunque, come già detto in tanti video, la Chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo, in quanto la Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa, che è totalmente un'altra cosa. E questo si concretizzerà ben 7 anni prima della seconda venuta di Cristo, e non identificare questi due eventi come quel che sono, ovvero l'uno separato dall'altro, ha portato a far sì che una parte della Chiesa fosse ingannata, facendogli credere che questa passerà per la grande tribolazione. Scusate, io ogni volta che inizio a parlare, mamma mia. E va bene, ma comunque tutte queste cose le abbiamo dette in veramente moltissimi video. Ora torniamo al profeta Daniele. Ora, il profeta Daniele, in questa profezia delle 70 settimane, che si trova nel capitolo 9, dal verso 24 al verso 27, fa una cosa incredibile. Ci dice la data esatta della prima venuta di Cristo, a partire da un certo ordine. Ora non stiamo qui a parlare di tutte queste cose, perché come già detto richiederebbero una decina di ore per parlare proprio verso per verso, epoca per epoca. Sta di fatto che il Cristo viene esattamente alla fine delle prime 69 settimane, che sono esattamente 483 anni dall'uscita dell'ordine, che fu l'ordine di Artaserse. Ma adesso questa è un'altra storia. Ecco perché nella parola di Dio troviamo due libri importantissimi, che sono il libro di Neemia e il libro di Esdra. Questi due libri sono stati ivi inseriti dallo Spirito Santo non a caso, perché per capire bene tutta questa profezia abbiamo bisogno della storia. E la Bibbia ci dà una certa storia, e questa qui la troviamo, per quanto riguarda, diciamo, l'argomento di nostro interesse, in Neemia e in Esdra. Vedete com'è perfetto lo Spirito Santo? Noi vediamo che la Bibbia è omogenea. Benissimo. Ora, l'alta critica, ok, questo non vuole essere un video indirizzato, diciamo, in risposta come il precedente, al mondo ufologico, al mondo massonico, al mondo gnostico e al mondo della New Age. Quindi, come dire, questo è un video solamente indirizzato alla Chiesa e a tutti coloro che sono interessati. Allora, l'alta critica, ad ogni modo vogliamo un po' parlare di alta critica, l'alta critica cerca in tutti i modi di ostacolare tutto quello che dice la Bibbia. E diciamo il mondo ateo, ok, vuol far credere che il discorso di Daniele delle 70 settimane non si riferisce
a settimane di anni, ma si riferisce a settimane, diciamo, normali, diciamo, quindi 70 settimane normali. Bene, noi in questo video intanto dimostreremo che così non è. Poi vogliamo dimostrare un'altra cosa, che è proprio l'oggetto centrale del video, ovvero dimostrare perché la settantesima settimana, che è l'ultima settimana di Daniele, che è quella che sta aspettando il mondo, è completamente staccata, completamente separata dalle precedenti settimane, che sono appunto le 69 settimane. Questo è molto importante. Perché? Questa è la domanda del milione. E questo ci farà capire anche il perché la grande tribolazione durerà 7 anni e non, come magari alcuni ci chiedono, ma quanto durerà la grande tribolazione? Noi rispondiamo 7 anni, ma allora perché l'Apocalisse parla di 3 anni e mezzo? Perché anche Daniele parla di 3 anni e mezzo? Eccetera, eccetera, eccetera. Bene, in questo video getteremo un po' di luce su questo argomento. E poi, alla fine, dopo aver spiegato tutto ciò, daremo una piccola descrizione di alcune situazioni che si andranno a concretizzare durante la grande tribolazione. Il tutto lo vogliamo fare in modo molto semplice, sarà un video molto semplice. Abbiamo giusto buttato una bozza con qualche verso annotato a destra e a sinistra. Per esempio, quest'intro, adesso stiamo un po' improvvisando per cercare di capire, insomma, anche man mano che parliamo, come anche prende forma. Noi ci piace anche fare un po' così, ci lasciamo anche un po' guidare, no? Visto che siamo in famiglia, come già detto, questo video vuole essere indirizzato soprattutto alla Chiesa, e quindi, insomma, vediamo un po' come va la situazione. Benissimo. Allora, come al solito, vi vogliamo portare a navigare con noi. Allora, e per far questo devo un attimino aprire il programma che non avevo aperto, e vabbè, fa niente, lo apro adesso. Allora, andiamo ad aprire il programma. Ok, abbiate pazienza. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, in questo momento state navigando con noi. Benissimo. Allora, andiamo a Daniele. Qui c'è la parola.net, c'è la Bibbia. Noi leggiamo da una Diodati. Voi potete seguirci, potete scegliere una di queste versioni qua, potete scegliere la nuova riveduta, la CEI, la nuova Diodati. Questa lasciatela verde, per carità di Dio. La Luzzi e la Diodati, ok. Se no, potete scegliere il cartaceo che avete a casa, insomma, qualsiasi Bibbia va bene, purché non sia quella dei Testimoni di Genova che è taroccata, ma se no, a parte quella, diciamo, qualsiasi versione va benissimo. E leggeremo il capitolo 9, leggeremo dal verso 24 al 27. Allora, il verso 24 inizia, appunto, eccolo qua, fino al 27, ok? Benissimo. E prima di leggere vogliamo dire che, appunto, tutto quello che leggeremo e diremo lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, cari amici, seguite pure la lettura con noi. Allora, leggiamo. Vi sono 70 settimane determinate sopra il tuo popolo e sopra la tua santa città, per terminare misfatto, per far venire meno i peccati, per far purgamento per l'iniquità, per adurre la giustizia eterna, per suggellare la visione, i profeti, e per ungere il santo dei santi. Sappia dunque ed intendi che da che sarà uscita la parola che Gerusalemme sia riedificata infino al Messia, capo dell'esercito, vi saranno 7 settimane. Queste sono le prime 7. E altre 62 settimane, per un totale di 69 fino adesso, nelle quali saranno di nuovo edificate le piazze, le mura e i fossi,
e ciò in tempi angosciosi. Dopo quelle 62 settimane, essendo sterminato il Messia senza che gli resti più nulla, il popolo del capo dell'esercito a venire distruggerà la città, il santuario, e la fine di essa sarà con inondazione, vi saranno desolazioni determinate infino al fine della guerra. Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana, e nella metà della settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta. Poi verrà il desertatore sopra le ali abominevoli, e fino alla finale e determinata perdizione, quell'inondazione sarà versata sopra il popolo desolato. Bene, soprattutto l'oggetto centrale di questo video vuole vertere su questo. Perché a un certo punto qui vediamo che questa è l'ultima settimana e questa settimana qui non c'entra niente con queste 69 settimane precedenti? Questa è la domanda del milione. Personalmente, insomma, tutti noi anche che siamo cresciuti in questa fede, gloria a Dio, e io ho sentito tanti predicatori, tanti grandi uomini di Dio, però a un certo punto sono arrivato a rendermi conto di qualcosa che lì per lì mi ha lasciato sconcertato, ovvero io ho sempre saputo che questa settimana, che l'ultima settimana, era separata, diciamo, dalle precedenti settimane, e mi è sempre sembrato normale. Tutti quanti i grandi predicatori, sto parlando veramente di grandi predicatori, che hanno fatto anche la storia, diciamo, e hanno predicato appunto questo. Ma un giorno mi sono posto la famosa domanda del milione e mi sono detto: ok, io so che questa settimana è staccata dalle precedenti settimane, ma come dimostrarlo? A un certo punto perché io ho notato che quando normalmente questo, almeno quelli che io ho sentito, non voglio dire che sulla faccia della terra mai nessuno l'abbia detta o spiegata questa situazione, ma almeno a me non è capitato di sentire nessuno che la spiegasse come va spiegata, nel senso che questa settimana è staccata dalle precedenti perché? Cioè, in base a ciò che leggo, come faccio a dimostrare che questa settimana è staccata da queste altre? Al che io non, sono sincero, non conoscevo la risposta. E vabbè, ho detto: fammi un po' vedere. Insomma, mi sono messo a vedere un po' di predicatori, grandi predicatori a destra e a sinistra, per cercare la risposta, perché molto spesso lo Spirito Santo ci dà delle risposte attraverso i fratelli, attraverso la Chiesa, come è scritto che intanto il Dio ha dato i 5 ministeri per l'edificazione della Chiesa, ma il Dio ti può rispondere anche attraverso un qualsiasi altro fratello, anche uno che magari è nato di nuovo da poco tempo, ti può dire delle cose che tu neanche immagini, perché poi lo Spirito Santo non dà tutto a una persona in maniera tale che tutti possano contribuire e che nessuno si inorgoglisca oltretutto. E quindi molto spesso lo Spirito Santo si usa, insomma, delle persone per trasmettere delle verità. Altre volte invece non si usa di nessuno e te la trasmette direttamente aprendoti la mente quando leggi un verso, oppure in mille altre maniere. Insomma, le vie di Dio, si dice, sono infinite, ed è vero, Dio è infinito e quindi tutto è infinito. E quindi mi sono messo un pochino a barcamenarmi, diciamo, come ho potuto, per vedere se riuscissi a carpire qualcosa, diciamo, da qualche uomo di Dio, grande o meno grande. Per mia sorpresa non ho trovato nessuno, a che sono entrato un po' in panico, perché io non conoscevo la risposta e mi sono detto: ma come faccio? Perché
ho detto questo per mancanza di fede. Vedete, tutti noi molte volte veniamo meno nella fede e quindi non ho avuto fede. Però malgrado tutto ho detto, sai che faccio? Mi metto a pregare e che Dio mi guidi in questa rivelazione. E bene, il Signore, ho cominciato a pregarlo, ma non ero molto convinto che sarebbe arrivata la luce. Invece poi, per la grazia di Dio, la luce è arrivata. Mentre leggevo, ma quasi subito, mentre leggevo questo verso, il Signore mi ha aperto la mente e mi ha fatto comprendere perché questo verso è separato, ovvero questa settimana, che è l'ultima settimana, quella del verso 27, non c'entra niente con le altre 69 settimane. Perché non c'entra niente? E quando mi ha aperto la mente, mi è sembrato così semplice come dire, Ale, hai scoperto l'acqua calda. Sì, ho capito, è vero, ho scoperto l'acqua calda, ma quanto è difficile sapere che c'è l'acqua calda quando non la si conosce. A volte le cose più semplici, come dire, qualcuno ti dice hai scoperto l'America, però intanto quanta gente non sa queste cose, io compreso. Ebbene, questo è un insegnamento nel confidare di, inizio per me, nel confidare di più nell'opera di Dio e nell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la nostra potenza ed è anche la nostra guida ed è anche la nostra rivelazione, perché Lui ci rivela le verità profonde di Dio. Io non avevo molta fede che Lui me lo rivelasse e sono venuto meno. E invece Dio mi ha dato una lezione e io vorrei condividere, diciamo, questo mio errore, questo mio peccato per non aver creduto pienamente in Dio, in maniera tale che gli altri possano magari imparare dai miei e dai nostri errori. E cerchiamo, quando non sappiamo una cosa, quando abbiamo un problema, facciamo bene, per carità, nel chiedere aiuto a tutti, perché questo è biblico, ma soprattutto noi sappiamo che il nostro aiuto non viene dai monti, dice il salmista, ma dal Signore. I monti rappresentano le altezze di questo mondo, in questo caso. Ebbene, allora, io non sapevo bene come prendere, no, questo video, e da come si sono messe le cose. Seguirò, diciamo, l'andazzo di come si stanno mettendo le cose. Se tu guardi tutto quanto il contesto, al profeta Daniele l'angelo o l'arcangelo gli rivela questa profezia e dice, no, appunto, vi sono 70 settimane, poi da come si sono messe le cose parleremo dopo, che si tratta di settimane, di anni e non di giorni. Allora, a un certo punto lui dice, durante tutto quanto il discorso, lui dice che dopo, nota bene, quelle 62 settimane sarà sterminato il Messia. E quindi ci sarà una morte, cioè il Messia morirà. Ora qui sta parlando di 483 anni, perché se sono 69 settimane, se tu fai 69 settimane e le moltiplichi per 7, perché appunto settimane, una settimana sono 7, ti fa 483 anni. Poi più avanti dimostreremo perché sono anni. E quindi dice, e qui attenzione, perché qui ci troviamo con Daniele, qui ci troviamo nei 70 anni di cattività, quindi più o meno siamo intorno al 490 circa, ok? O al 500, perché noi sappiamo che già nel 539, perché nel 586, ok, ci fu la distruzione del, diciamo, del primo tempio di Salomone.
E quindi Daniele, Ezechiele e centinaia di migliaia di ebrei vengono, ok, deportati in Babilonia, la prima parte la passeranno in Babilonia, poi Babilonia sarà conquistata dai Medo-Persi e quindi l'ultima parte la passeranno appunto sotto, sempre in Babilonia, ma sotto il governo dei Medo-Persi. Benissimo. E quindi durante questo tragitto, ok, al finale, diciamo, di questi 70 anni, qui c'è tutta la storia, Daniele si rende conto, ok, che il tempo stava ormai per, diciamo, per finire, il tempo della cattività, e quindi più o meno ci troviamo intorno, ok, al 500 avanti Cristo, più o meno. E quindi sarebbe stato sterminato il Messia, senza che ne restasse più nulla. E poi dice che sarebbe venuto il popolo del capo dell'esercito a venire e che questo avrebbe distrutta la città e che avrebbe distrutto anche il santuario. Aspettate un po'. Però normalmente scusate, sto facendo una cosa perché l'originale parla di un principe, il popolo di un principe. Quando dice capo, dice principe, vedete? E infatti venne chi? Tito. E Tito chi era? Era il figlio dell'imperatore. Quindi non era solo il capo, ma era capo e principe. Perché essendo figlio, vedete com'è precisa, mo torniamo alla Diodati. Come precisa la scrittura? Quindi dopo quelle 62 settimane più le 7 di prima sono 69, sarebbe venuto il capo, il capo e principe di un esercito, dirà l'originale, ma non tiriamo fuori gli originali, e avrebbe distrutto sia la città che il santuario. E noi sappiamo che è venuto Tito, esattamente, e praticamente nel 70 dopo Cristo, Tito, il figlio dell'imperatore Vespasiano, che noi abbiamo anche la raccolta di Flavio Giuseppe, che ne parla, noi ce l'abbiamo, è molto bella la storia di antichità giudaica o guerre giudaiche, soprattutto qui ci troviamo nel libro di guerre giudaiche di Flavio Giuseppe, descrive tutto il massacro di Gerusalemme e tutto quanto. Quindi nel 70 d.C. Tito viene e distrugge sia la città che il tempio o il santuario, chiamatelo come vogliate, okay. Nel 70 d.C. a un certo punto quindi fino qui troviamo che c'è una distruzione sia di Gerusalemme che del santuario. Ora, siccome qui continua e dice «Esso confermerà il patto a molti in una settimana», quindi qui parla di un'altra settimana, ecco, che questa settimana qui viene completamente separata dalle altre settimane. Per quale motivo? Ce lo dice nei versi che seguono. Dice, nella metà della settimana farà cessare sacrificio e offerta. Ecco qui la chiave di lettura. Perché sacrificio e offerta si possono fare, primo, solo in Gerusalemme. Questo per Torah, per legge divina, così ha detto il Signore. Nella Torah, un passo su tutti, mi pare che lo disse in Deuteronomio, comunque sta scritto nella Torah, quindi primo in Gerusalemme, secondo nel Tempio di Gerusalemme.
Quindi qui praticamente sta dicendo che il Tempio di Gerusalemme sarà riedificato. Ora c'è un problema, che sono 2000 anni che questo Tempio non esiste. Ragion per cui questo verso qui ci fa capire che la settimana che indica è una settimana che viene separata dalle altre da almeno 2000 anni. E questo è stato profetizzato anche da Osea, capitolo 6, quando dice: venite, convertitevi al Signore. Qui parla agli ebrei, perché egli ha lacerato. Quindi qui parla di persecuzioni, Shoah, di tutto c'è qui, ma altresì risanerà. Egli ha percosso, altresì fascerà le piaghe. E poi dice, infra due giorni egli ci avrà rimessi in vita, nel terzo giorno egli ci avrà risuscitati. Due giorni, dice l'Apostolo Pietro, che un giorno per il Signore sono come mille anni. Quindi quando lui dice che in due giorni ci avrà rimessi in vita e nel terzo giorno ci risusciterà e noi vivremo nel suo cospetto, sta parlando che almeno per 2000 anni gli ebrei sarebbero rimasti in questo stato. E la storia ci conferma tutto quello che noi stiamo vedendo direttamente dalla Sacra Scrittura. Non so se siamo riusciti a spiegarci. Vedete quanto è precisa la parola di Dio? In poche parole, ci sono 70 settimane, ma l'ultima settimana è la settimana dell'Apocalisse, perché qui dice: esso confermerà il patto a molti in una settimana. Nella metà della settimana farà cessare il sacrificio, l'offerta. Poi verrà il desertatore sopra le ali abominevoli e fino alla finale determinata perdizione dell'inondazione sarà versata sopra il popolo desolato. Ora, come qui, perché la storia poi si ripete sempre, vedi Ecclesiaste 1.9 ed Ecclesiaste 3.15, c'è stato un capo, un principe, ok, che ha comandato l'esercito, allo stesso modo succederà qui. Di tutte queste cose ne abbiamo parlato nel nostro video intitolato Terzo Tempio di Gerusalemme, quindi non c'è bisogno che ci ritorniamo sopra. Se siete interessati potete visionare il video, appunto il Terzo Tempio di Gerusalemme. Ora, siccome Daniele è complementare del libro dell'Apocalisse e il libro dell'Apocalisse è complementare del libro di Daniele, dovremo trovare, ok, un accenno della ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme anche in Apocalisse, ed effettivamente lo troviamo. Se noi andiamo in Apocalisse, mi pare 11, leggiamo: poi mi fu data una canna simile a una verga, e l'angelo si presentò a me dicendo: levati, misura il Tempio di Dio. Qui ci troviamo nell'Apocalisse, nel tempo della grande tribolazione, e la scrittura ci sta dicendo che in quel tempo ci sarà il terzo Tempio di Gerusalemme. E poi dice: e l'altare e quelli che adorano in quello, ma tralascia il cortile di fuori del Tempio, non misurarlo, perciò che egli è stato dato ai gentili, ed essi calcheranno la santa città lo spazio di 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Ecco qui perché molti si confondono se durerà 3 anni e mezzo, 7 anni la grande tribolazione. No, durerà 7 anni, poi adesso lo spieghiamo meglio. Quindi qui la scrittura ci sta dicendo, primo, che ci sarà un terzo tempio di Gerusalemme, secondo, ci sarà anche uno spazio dedicato ai gentili. Guarda caso, adesso c'è la disputa tra il mondo gentile,
che in questo caso sono i musulmani che vogliono il suo tempio e il mondo giudaico che vogliono il suo tempio. Quindi a quanto pare ci sarà una spartizione di questo pezzamento di terra che si trova su questo monte, appunto il monte del tempio. Non so se ci stiamo spiegando a dovere. Qui stiamo facendo un volo panoramico, non è che stiamo, vogliamo fare un video abbastanza rapido, semplice, ma parlare di alcune cose, insomma, molto importanti. Quindi noi vediamo che il libro dell'Apocalisse e il libro di Daniele hanno una infinità di cose in comune. Un'altra su tutte è che Daniele era il profeta grandemente amato e Giovanni, allo stesso modo, era il discepolo grandemente amato da Gesù. E insomma, se ci mettiamo poi a fare, a vedere quante cose in comune hanno, veramente potremo stare qui a parlare per molto tempo. Quindi questa parte la vogliamo sorvolare perché tutto sommato non è, non ci interessa per quello che attiene l'oggetto che invece vogliamo affrontare. Benissimo. Allora, cari amici in ascolto, che altro dire? Che altro dire? Che appunto verrà quest'uomo, che è l'Anticristo, ma abbiamo già fatto due video dedicati all'Anticristo, quindi li potete vedere, non vogliamo tornare su ciò che invece abbiamo già trattato abbondantemente, sarebbe perdere tempo. Quindi a noi ci interessava soprattutto, fino a questo momento, comprendere perché l'ultima settimana viene separata dalle 69 settimane precedenti, appunto, per il Tempio, perché noi qui vediamo che c'è un Tempio, ma che viene distrutto. E qui, in questo arco di tempo, tra la 69esima settimana e l'ultima settimana, non c'è più un Tempio. Infatti, se voi andate in questo momento a Gerusalemme, non c'è un Tempio. Anzi, se vi andavate prima del 1948, non c'era neanche Gerusalemme e Israele, era completamente abbandonata, non c'erano neanche gli ebrei. C'erano alcuni ebrei che ci sono stati, che ci hanno abitato, ci sono sempre stati, ma erano veramente, come si dice, quattro gatti. Io mamme de te, se dirà in qualche parte. E solamente dopo nascerà appunto di nuovo lo Stato di Israele nel 1947 con risoluzione 1181 e il rimpatrio appunto inizierà dal 1948, da quel momento. E questo fu profetizzato in Isaia, che diciamo la nazione di Israele sarebbe nata in un giorno. In un giorno, infatti Isaia dirà: chi ha udito mai tal cosa, che una nazione possa nascere o possa partorire in un sol giorno? Quindi non si è mai visto che l'indipendenza di una nazione si concretizzasse in un giorno. Noi abbiamo fatto un video sull'eclisse che c'è stato negli Stati Uniti, abbiamo detto come negli Stati Uniti per concretizzare la propria indipendenza ci ha messo anni, anni e anni, le nazioni per concretizzare la propria indipendenza ci hanno messo anni, anni e anni. Quando mai una nazione in un solo giorno ha concretizzato la propria indipendenza? Questo lo ha fatto Israele sotto profezia di Isaia, e nel 1948, quando ormai il canone biblico era chiuso da ben 2000 anni, e poi dicono che non credono alle profezie. Questa si chiama ribellione. Per loro non rimane che un'attesa di un fuoco eterno, perché l'inferno non è eterno, perché finirà l'inferno, ma poi dall'inferno si va al lago di fuoco. Quindi quando parliamo di fuoco eterno, appunto, l'inferno, anche se non sarà eterno, ma il fuoco possiamo dire che, anche se eterno è solo Dio in senso lato, possiamo dire che è eterno nel senso che non avrà mai fine. Certo, l'eternità richiede che sia anche senza inizio, ma è un modo di parlare umano, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi cari amici in ascolto, noi ci troviamo a un passo che si concretizzi questo patto, che appunto ne abbiamo parlato nel video già citato,
il terzo tempio di Gerusalemme, patto della fine, noi lì presentiamo tutto, lì proprio se lo volete vedere troverete tutto il materiale possibile immaginabile. Quindi noi ci troviamo a un passo che questa settantesima settimana inizi. E ciò che farà iniziare questa settimana sarà il rapimento della Chiesa. E un ulteriore, diciamo, indicatore a tal proposito l'abbiamo letto in Osea 6, capitolo 6, verso 2, che si tratta di due giorni, ovvero di 2000 anni. E noi sappiamo che Pietro ci dice che 1000 anni sono come un giorno. Gloria a Dio. Vedete com'è omogenea la parola di Dio, come è precisa. Bene. Ora, la domanda del milione, numero 2, recita, ma parla di 70 settimane di anni o semplicemente 70 settimane? L'alta critica, i nemici della parola di Dio, tutti questi mondi satanici che circolano, dicono che si tratta di 70 settimane. Bene. Allora, noi vi vogliamo dimostrare quanto sia assurda questa posizione e quanto una persona che pensi una cosa del genere sia un vero e proprio asino. Bene. Tanto per cominciare, vogliamo rimanere nel discorso prettamente scritturale e vogliamo passare a un po' di libri, tra cui Levitico 23. Levitico 23, nel verso 15, potete leggere, ci dice quanto segue. Dal giorno appresso a quel sabato, ok? Quindi qui sta parlando del sabato, diciamo, della Pasqua, vabbè, eccetera, eccetera. Dal giorno che voi avrete portata la menata dell'offerta di menata, contatevi 7 settimane compiute. Quindi noi vediamo che nel popolo ebraico è sempre stato comune, questo anche per Torah, quindi per legge, di contare i periodi in settimane. Uno dei tanti perché di questo motivo è perché 7 e 3 sono i due numeri più sacri di Dio. Il 3 indica la Trinità, il 7 indica la perfezione, ok? Significa essere perfetto e completo, mentre invece il 10 indica solo completezza, ma non perfezione, ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi il 7 e il 3 sono i due numeri più importanti di Dio. Qualcuno dirà, è più importante il 7 o il 3? No, nessuno dei due è più importante, sono paritetici. Poi vogliamo andare in Deuteronomio. Deuteronomio 16. Leggeremo il verso 13, dove vediamo che dice: celebra la festa dei tabernacoli, o capanne, o sukkot, per 7 giorni, quando tu avrai raccolti i frutti della tua aia e del tuo tino. Quindi, vabbè, e poi dice, rallegrati, infatti la festa delle capanne è la festa più allegra che il giudaismo ha. Quindi qui ancora continuiamo a vedere che parla, diciamo, di settimane. Quindi gli ebrei contavano i periodi in settimane. Ora, però, succede che le settimane possono essere di giorni, ma anche di anni. Infatti, i due esempi appena portati ci rivelano in maniera veramente limpida e trasparente che trattano di giorni. Cosa ci dice che si sta parlando di giorni? Molto semplice, ce lo dice il contesto. Qualsiasi bambino abbia fatto la prima elementare sa perfettamente che il contesto è quello che getta luce a qualsiasi discorso o scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, io vado adesso in Levitico 25,
e vedrò che nel verso 8 mi dice contati anche, e se Dio vuol dire anche, è un linguaggio arcaico, contati anche 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, in maniera che il tempo delle 7 settimane di anni ti sia lo spazio di 49 anni. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui sta parlando del giubileo. Il giubileo regolava tante cose, la libertà degli schiavi, i terreni che dovevano tornare al suo proprietario, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il giubileo veniva contato in settimane, ma non erano settimane di giorni, ma erano settimane di anni. Quindi, come vedete, quando nella Bibbia troviamo settimane o settimana, può essere una settimana di anni o una settimana di giorni. Per esempio, quando noi leggiamo Genesi 1, Dio ha creato il tutto in 6 giorni e il settimo giorno si riposò. Ecco qui che troviamo di nuovo il 7 e la settimana. Oppure quando il Signore dice all'uomo, no? Perché anche noi gentili, secondo l'unità di misura di Dio, veniamo governati in settimane, perché Dio ha detto lavorerai 6 giorni, il settimo ti riposerai. Infatti tutto il mondo, ebreo e non ebreo, lavora normalmente 6 giorni e il settimo giorno si riposa. Quindi nel discorso biblico, nel discorso di Dio, la settimana numero 7 è un giorno importantissimo. Ecco. Ora, Levitico 25, dall'1 al 4, dice: il Signore parlò ancora a Mosè nel monte Sinai, dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di sabato al Signore. Semina il tuo campo 6 anni continui e pota la tua vigna altresì 6 anni continui e ricogli la sua eredità, ma l'anno settimo sia riposo di Shabbat, di sabato per la terra, siavi sabato al Signore, non seminare in esso il tuo campo e non potar la tua vigna. Basta così. Quindi noi vediamo che il Signore, quando parla di settimane, non sta parlando come facciamo noi, diciamo che non siamo ebrei, che quando parliamo di settimane parliamo solo di giorni. No, nel giudaismo, nella parola di Dio, qualsiasi asino sa che quando leggiamo la parola settimane non è da circoscriversi in modo arbitrario a un tempo che dura giorni, perché può essere un tempo che dura giorni, ovvero un tempo che dura degli anni. Esodo 21, la legge sugli schiavi, parla che lo schiavo ti deve servire. Esodo 21, eccolo qua. Quando tu avrai comprato un servo ebreo, servati per 6 anni e al settimo anno vadasene franco senza pagar nulla. Addirittura dovevano essere indennizzati. Quindi non si parla di una schiavitù aspra, no, era un contratto che venivano, che una persona che aveva dei debiti e che non riusciva a pagarli, andava a lavorare per questa persona, aveva dei diritti, se la persona lo trattava male andava dal sommo sacerdote o dal sinedrio, denunciava il proprio padrone e poi il padrone rischiava pure di essere beccato o menato dal sinedrio per aver trattato male il proprio schiavo. Insomma, c'era tutta una legislazione. Poi c'era un'altra legislazione per quanto riguarda gli schiavi presi nella guerra che non erano ebrei,
perché a sua volta loro volevano uccidere, eccetera, eccetera. Quindi qui però ci andiamo a mettere in un pasticcio enorme. Quindi, cari amici in ascolto, qui continuiamo a vedere che si continua a parlare di settimane pur riferendosi ad anni. Ragion per cui, quando la scrittura ci parla di settimane, non è, lo vogliamo ripetere ulteriormente, non è qualcosa da circoscrivere a, appunto, a settimane di giorni. Ok. Se voi ricordate bene Giacobbe 29 non esiste, Genesi 29, dal verso 18 c'è Giacobbe, è un'altra cosa, ecco, così già c'ha più senso. Giacobbe 29 è bellissimo, leggimi Giacobbe 29, cosa? Giacobbe 29 è un nuovo libro della Bibbia. Allora, Genesi 29 verso 18 dice che Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: ti servirò 7 anni per Rachele. E quindi noi vediamo che loro consideravano, diciamo, il tempo in anni. Infatti poi, sempre nel verso 29, al verso 27 dice, perché poi Labano gli fa la sola, gli dice: fornisci pure o finisci pure la settimana di questa, vedi, la settimana di questa, e poi ti daremo ancora quest'altra per il servigio che tu farai in casa mia altri 7 anni. Quindi tutto si considerava in settimane, settimane di giorni, settimane di anni. Shavuot in ebraico si dice. Shavuot è settimane. Shavuot è settimana, singolare. Shavuot è plurale, femminile, perché finisce in 8. Benissimo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tornando a Daniele 9, dal 24 al 27, quando noi leggiamo, vi sono 70 settimane, ok? Può star parlando sia di settimane di giorni, giusto? Ma magari può star parlando anche di settimane di anni, giusto? Lo abbiamo visto, è biblica la cosa, sì. Se facciamo finta che quello che leggiamo sia vero, o no? Ora, noi diciamo che qualsiasi persona dica che qui sta parlando di settimane e di giorni è un asino. Ma questo è proprio il minimo, è il minimo che gli possiamo dire a questa persona. È proprio la cosa più fate voi, perché ci sarebbe ben altro da dirgli. Bene, perché non può essere settimane di giorni e invece è per forza di cose in modo tassativo settimane di anni? Molto semplice, asino che non sei altro. Basta leggere e far finta di credere a quello che leggiamo. Leggete con me. Allora, vi sono 70 settimane, ok, per determinate sopra il tuo popolo, poi parleremo del tuo popolo, e sopra la tua città. Quindi ci abbiamo un periodo di tempo che ha a che vedere con chi? Con il popolo di Israele e con Gerusalemme. E in questo tempo deve terminare il misfatto, poi deve far venir meno i peccati, qui siamo sullo spirituale, andiamo avanti, per far purgamento dell'iniquità, qui siamo sullo spirituale, andiamo avanti, per addurre giustizia eterna, già questo è spirituale però, va bene, per adesso andiamo avanti, per suggellare visione e per suggellare profeti, troppe cose cominciamo a vedere, va bene, per ungere il capo dei santi, ok, guarda, già qui potremmo proprio spazzare via tutto, però atteniamoci al materiale. Sappi dunque, intendi, che da che sarà uscita la parola, quindi da che sarà uscita la parola, allora inizieranno le 70 settimane, che Gerusalemme sia riedificata
Infino al Messia capo dell'esercito vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane nelle quali saranno di nuovo edificate piazze, mura, fossi e ciò in tempi angosciosi. Domanda. Ti risulta che nella storia una città completamente distrutta possa essere e tutto quanto possa essere riedificato in 70 settimane di giorni? Ti risulta che l'archeologia convalidi una sciocchezza del genere, che solo un asino può pensare una cosa del genere? Se tu studi la storia, ecco qui Esdra e Neemia venirci incontro, noi sappiamo che addirittura i lavori sono stati bloccati per anni. E l'archeologia tutto questo lo convalida. Quindi qualsiasi persona dica che qui sta parlando di settimane e di giorni, lo ripetiamo per la seconda volta, è un asino. È un asino. E chi gli va dietro è più asino di lui. Benissimo. Siccome l'abbiamo spiegato, è chiaro che non è un insulto. Allora, poi sta parlando che sarebbe cessato, vabbè, ma qui andiamo sullo spirituale, l'iniquità, la giustizia eterna, sarebbe suggellata la visione, i profeti, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso non vogliamo entrare in questo. Quindi, cari amici in ascolto, in poche parole, abbiamo spiegato due cose importantissime. Primo, perché l'ultima settimana è divisa dalle 69 settimane precedenti. Secondo, perché sta parlando di settimane di anni e non di giorni, molto semplice. Terzo, abbiamo dimostrato che la scrittura, quando parla di settimane, non necessariamente devono per forza di cose essere settimane di giorni, ovvero possono esserlo così come possono non esserlo. Benissimo. Il tutto alla luce della parola di Dio, della Bibbia. Bene. Ora vogliamo ricordare che qui noi abbiamo detto che l'avremo appunto accennato, quando parla a Daniele, parla al popolo di Daniele, quindi sta parlando agli ebrei. Quindi tutta la profezia delle 69 settimane precedenti la 70ª settimana parla solamente, unicamente, tassativamente che al popolo di Israele. Qui la Chiesa non compare perché neanche esisteva. La cosa interessante è che quando noi andiamo all'ultima settimana si ripete la situazione precedente. Qui si parla solamente del popolo di Israele, la Chiesa non appare. Ora, se qui sta parlando del tempo della grande tribolazione che durerà 7 anni, settimana, 7 anni, e non appare la Chiesa, e nelle settimane precedenti la Chiesa non c'è perché non esisteva, e la Chiesa si trova qui nel mezzo, praticamente il passo ci sta dicendo che la Chiesa nel tempo della grande tribolazione non appare minimamente, semplicemente perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, ma sarà rapita prima. Infatti, dal capitolo che finiscono le 7 chiese dell'Apocalisse, quindi dal capitolo 4 in poi, e poi nel capitolo 6 inizia il tempo della grande tribolazione, per tutto quanto il libro dell'Apocalisse non troveremo mai più la Chiesa fino all'ultimo capitolo, se non che su rapita nel cielo. Ecco perché la donna che appare nella grande tribolazione non è la Chiesa, come predica il mondo cattolico, ognuno è libero di credere quello che vuole, ma quella è Israele. E lì rappresenta perfettamente il sogno di Giuseppe. Ecco qui la linea, la Bibbia che spiega se stessa. Ecco.
la dottrina che quella lì è la Chiesa o è Maria è una dottrina cattolica. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Noi non siamo cattolici e comunque seguiamo la Bibbia. Quindi la Chiesa non appare nella grande tribolazione, mai. Ne abbiamo parlato in una infinità di video, potete vedere il video sulla grande sul rapimento della Chiesa. Quindi noi sappiamo che il tempo della grande tribolazione durerà 7 anni da Daniele 9:27. Benedetto è il santo nome del Signore. Perché ti divide la tribolazione in due allora? A tal proposito, in molti ambienti, soprattutto ambienti accademici, fanno diversità, ovvero nominano la prima parte della grande tribolazione con la seconda parte, come la prima parte non la chiamano la grande tribolazione, ma la chiamano la tribolazione. La seconda parte, che è quando l'anticristo si leverà la maschera, soprattutto lo troviamo in Apocalisse 13, la chiamano la grande tribolazione. Ora, non significa che la prima parte, che è la tribolazione, sarà una passeggiata di salute. Bene. Questo è quanto. Vogliamo concludere spendendo poche parole per quello che si deve avvicinare. Indubbiamente, cari fratelli, cari amici in ascolto, eventi apocalittici o preapocalittici si stanno imbattendo su questa terra, su questo mondo, come mai. Stanno succedendo delle cose che non si sono mai viste. La Chiesa di Gesù Cristo, come è stato preannunciato, profetizzato, ormai è completamente caduta nell'apostasia, tant'è che stiamo vedendo addirittura pseudopastori, perché non sono pastori, sono pseudopastori, che si stanno sposando uomini con uomini. Incredibile. Chi l'avesse mai detta una cosa del genere 40 anni fa? Non sarebbe mai passato per l'anticamera di nessun cervello. Quindi proprio l'apostasia, oggi abbiamo profeti, apostoli, patriarchi, cose incredibili. Ormai farsi chiamare servo di Cristo è addirittura quasi quasi un insulto, quando è un grande onore essere servi di Cristo. Si sta dicendo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e qui c'è lo zampillo di Babilonia la Grande. Nella parola di Dio si parla molto della grande tribolazione, questa ha tanti nomi, tipo il giorno dell'Eterno, il giorno del Signore, il giorno dell'ira dell'agnello, o l'ira di Satana, o l'ira del Padre, così viene chiamata in Apocalisse. In quel tempo, in quel giorno, di queste cose ne abbiamo già parlato abbondantemente. Bene. In Apocalisse 9:13 fino al verso 15 ci dice, lo voglio prendere, Apocalisse 9:13 fino al 15, dice: poi il sesto angelo suonò, io udii una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale disse al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati in sul fiume Eufrate. E furono sciolti quei quattro angeli che erano apparecchiati per quell'ora, per quel giorno, per quel mese, per quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Durante la grande tribolazione solamente qui morirà la terza parte dell'umanità. In un altro punto l'Apocalisse ci dice che morirà la quarta parte, formando così un totale del 70% della popolazione che morirà solamente in due occasioni. Noi sappiamo che se il 70% dell'umanità morisse in un batter d'occhio, tutti i morti genererebbero centinaia di milioni di altre morti solo per le pestilenze che causerebbero i loro cadaveri.
Ora noi stiamo preannunciando gli eventi preapocalittici, perché qui ci dice che sul fiume Eufrate sono legati quattro angeli che sono angeli di morte. Sono legati. Ma noi stiamo vedendo gli eventi preapocalittici sul fiume Eufrate. Per chi non lo sapesse, il fiume Eufrate nasce in Turchia, poi scende per la Siria per sfociare in Iraq. Nel 1990 scoppierà la guerra del Golfo, esattamente in Iraq, dove ha iniziato a destabilizzare quella zona come mai. Chi l'avesse detto che la zona che seguì l'Iraq è stata niente meno che la Siria? E noi sappiamo che la Siria ha attirato anche il cosiddetto innominabile, perché è terribile, ed è Gog e Magog, cioè la Russia. E lì sopra c'è la Turchia. Come è precisa la parola di Dio quando 2000 anni fa ha preannunciato questa volta per l'ora della fine. E poi dicono che le profezie della Bibbia non sono vere. È in atto un piano macabro, machiavellico, diabolico, satanico, che questo piano vuole che tutta la popolazione della terra venga quasi completamente annientata. Un esempio su tutti lo troviamo nelle pietre di Giorgia. Le pietre di Giorgia sono delle pietre che dicono questo, che l'umanità deve essere annichilata e deve essere circoscritta a 500 milioni di unità e niente di più. Ora queste pietre sono state erette e vengono anche custodite dal governo degli Stati Uniti di America. Ecco perché noi sappiamo e crediamo che gli Stati Uniti di America giungeranno al loro fine molto presto, ma non è che poi da lì si entrerà in un'era di pace, anzi, quello che si avvicina è terribile. E questo piano per annichilire le persone è molto vasto. Uno, si sta legalizzando l'aborto, che è un omicidio premeditato. Due, l'omosessualità, causa che la popolazione diminuisca. Ecco per uno dei tanti perché viene così voluto dall'elite che governa questo mondo. Ci sono le guerre, le epidemie, le malattie, i farmaci o la mancanza di farmaci che possono curare delle malattie ma non ce li danno, oppure i farmaci naturali. Sappiamo, e questo io lo so perché ho conosciuto persone proprio dell'ambiente, che ci sono farmaci naturali che potrebbero curare il cancro, ma non li tirano fuori e fanno sì che le istituzioni che studiano queste cose non vengano, favoreggiate. Abbiamo i vaccini, virus, carestie. Abbiamo il nucleare che sta proliferando come mai. La conquista dello spazio non è voluta da Dio. Dio non ha mai detto di conquistare lo spazio. Dio ha detto di propagarci nella terra, non di conquistare lo spazio, di conquistare la terra, di soggiogare la terra. E noi sappiamo che la vera ragione per la conquista dello spazio è per motivi bellici, e la maggior parte degli astronauti sono stati e sono tutti massoni. E a dirlo non siamo solo noi. I mass media stanno contribuendo alla distruzione dell'essere umano attraverso l'incentivo a una vita smoderata, una vita piena di violenza, una vita di sesso, pornografia, eccetera, eccetera, eccetera. Le droghe, i psicofarmaci,
Insomma, gli strumenti che l'elite utilizza per la diminuzione dell'uomo sulla terra sono assai, sono tanti, sono innumerevoli. Bene. È stato scoperto che tutto quello che è lo spazio, gli asteroidi che passano vicino alla Terra, pianeti, eccetera, eccetera, comportano un aumento dei terremoti. C'è stato uno scienziato, non so se sia solo sismologo o anche scienziato iraniano, che vive negli States, negli Stati Uniti, che ha annunciato che si avvicina un terremoto niente meno che del 24° grado. Fino a 100 anni fa i terremoti erano sì e no 100 l'anno, adesso ogni anno ce ne sono più di 5.000, e dai terremoti che nel passato avevano un grado di 3,5 massimo 4, e quello sembrava tantissimo, oggigiorno i terremoti all'ordine del giorno sono dai 7 agli 8 gradi, e nel futuro immediato saranno il doppio, 16 gradi, fino ad arrivare a 24 e anche oltre. A dirlo questo è il mondo scientifico. C'è stato uno scienziato, scienziato, astronomo e sismologo. Questo si chiamava Nunez Ferrara. È stato forse l'unico o uno dei pochi che ha parlato del famoso pianeta X, Nibiru. Lui l'ha chiamato il pianeta cometa, e ci siamo scaricati il video, vogliamo doppiarlo all'italiano, dove praticamente ha parlato di questo pianeta che non si può vedere, ma lui è riuscito a scoprirlo attraverso appunto l'effetto che causa questo pianeta nello spostamento di anche altri pianeti. Interessante notare che che tutta la comunità astronomica degli astronomi mondiale su questo argomento sta tacendo e sta dicendo che non è vero niente. Quando uno scienziato del genere, decine di anni fa, ne ha parlato, lo ha dimostrato, ed è uno scienziato di massima reputazione, perché ha accertato una infinità di situazioni, tra cui terremoti innumerevoli, decifrati, annunciati molto prima, e si sono perfettamente concretizzati lo stesso giorno, a distanza di un'ora dall'ora sua. C'era stato, diciamo, una piccola discrepanza di un'ora e un quarto. Lui aveva dato quest'ora, è venuto un'ora, un'ora e mezza prima o dopo. Ha preannunciato il passaggio di cometi, di pianeti, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ha sempre dimostrato che quello che lui ha detto poi si è sempre concretizzato alla perfezione, e lui l'ha sempre detto: io sono un astronomo, non sono un mago, non sono uno che fa parte di mondi oscuri, sono uno che usa la matematica, i calcoli per considerare gli eventi spaziali. Bene, questo astronomo, sismologo, scienziato ha parlato di questo pianeta e ha detto che questo pianeta, quello che porterà, sarà praticamente la distruzione di tutto il genere umano, o perlomeno quasi tutto il genere umano, e che farà sì che le stelle pioveranno dal cielo, che i cometi pioveranno dal cielo, e che il cielo si piegherà in due e sposterà anche l'asse terrestre. Tutte queste cose le dice la parola di Dio in una infinità di capitoli. Tipo, me lo sono anche scritto, Isaia 24,
dal 19, 700 anni prima di Cristo o 750 anni prima di Cristo, Isaia ci disse: la terra si schianterà tutta, la terra si disfarà tutta, la terra tremerà tutta, la terra vacillerà come un ebbro, sarà mossa dal suo luogo, ecco qui l'asse terrestre spostato, come una capanna, il suo misfatto si aggraverà sopra di lei, essa cadrà, non risorgerà più. E poi dice in quel giorno, quando dice in quel giorno sta parlando del giorno del Signore o il periodo della grande tribolazione. Geremia 10:10. Dice: ma il Signore è il vero Dio, egli è il Dio vivente, il Re eterno. La terra trema per la sua ira e le genti non possono sostenere il suo crocio. Arriverà il giorno che tutta la terra tremerà. E il famosissimo passo di Matteo 24. Verso 29 dice che dopo l'afflizione di quei giorni il sole si sarebbe oscurato, anzi il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Esattamente le parole che ha detto questo scienziato, che si è fatto non alla Bibbia ma unicamente ai suoi calcoli. E la Bibbia conferma queste cose, e la scienza conferma queste cose. Quello che si avvicina al mondo non è il messaggio del maledetto Evangelo della prosperità, che non è l'Evangelo di Gesù Cristo, ma è l'Evangelo di Satana, il falso Evangelo. Ahi di coloro che preannunciano solo pace e bene, ricchezze e prosperità, quando la Bibbia preannuncia giudizio, pesti, calamità e terremoti. Ahi di coloro che non avvertono. Ahi di coloro che rendono soffice il messaggio, quando il messaggio non è soffice. Il Signore ci disse: vegliate e non temiate. Come si può non temere davanti a tutte queste sciagure? Semplice. Lo Spirito Santo ci dice che la Chiesa sarà tolta prima che tutte queste cose avvengano. Quando queste cose inizieranno ad avvenire, e noi le stiamo già vedendo, stiamo vedendo i segni nel cielo, i segni nel mare, il mare che sta diventando sangue come scritto in Apocalisse, i segni nelle acque, i segni nella terra, i segni nella Chiesa, i segni in Medio Oriente, i segni in Gerusalemme, i segni in Israele, i segni nello stesso esercito di Israele, i segni negli eserciti del mondo. Di queste cose ne abbiamo parlato nel video Terza Guerra Mondiale. Stiamo vedendo, ci sono almeno 100 segni che ci dicono che in questo momento, da un momento all'altro, la Chiesa sarà rapita. E tu, se credi, puoi essere rapito e puoi diventare parte della Chiesa di Gesù Cristo, dice il Signore nella sua parola. Convertitevi a me, venite a me. Alleluia. Gloria allo Spirito Santo, dice il Signore, convertitevi. Abbiate fede in me, disse Dio, disse Gesù. Alleluia. E poi in un altro passaggio in Luca disse: troverò io la fede in terra quando verrò. La fede. Cos'è la fede? Chi crede in Lui, chi conosce la Sua parola, chi vive la Sua parola, chi ha coraggio. Sai che la mancanza di coraggio e mancanza di fede, e la fede è coraggio. La fede è tante cose. Perseverate. Portate la vostra croce,
Non parla di prosperità, che camminerai con macchine d'oro, anzi, dice, vi perseguiteranno. E noi che predichiamo queste cose abbiamo una persecuzione che voi neanche ve lo potete immaginare. Io non sto, l'ho sempre detto, non sto qui a parlare di tutte le persecuzioni che ho e non lo farò, penso mai, perché è giusto così, ma qualsiasi persona porti il sano Evangelo di Gesù Cristo sarà perseguitato, e soprattutto da quelli di dentro, non da quelli di fuori. Anzi, questo stiamo vedendo oggi, che se tu ti metti a perseguire la verità di Cristo e a predicare il vero Vangelo, tu comincerai ad essere perseguitato da dentro la Chiesa e da dentro casa tua. Ma non temere, persevera. È il prezzo che dobbiamo pagare. Ma rallegrati, perché quelli che stanno in Medio Oriente, il prezzo che stanno pagando è molto più alto. Gli stanno a tagliare la capoccia. Noi ancora non ci siamo arrivati. Speriamo di non arrivarci. E preghiamo per loro. E prepariamoci, cari amici in ascolto. Bene. Questo è stato il video. Grazie per averci seguito fin qui. Che Dio vi benedica. E andiamo avanti, e se Dio vorrà, se ancora saremo qui, eccetera eccetera eccetera, ci vedremo nel prossimo videoprogramma. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Shalom.